tutte ragazze, allora oggi nuovo video dove vi mostro gli acquisti che ho fatto in questi giorni. Allora comincio subito perché ho diverse cose da mostrarvi e visto che l'Angelica è impegnata a guardarsi un libro, vediamo per quanto tempo rimane da sulla soletta. Allora comincio col farvi vedere questo gilet qui, che è un gilet in jeans. Vedete, molto semplice, l'ho preso una taglia in più grande, perché allora questa taglia qui era la taglia, mi sembra una L, sinceramente qua non c'è neanche scritto, comunque mi sembra di sì, che fosse stata una L, no, quella che avevo provato io che mi andava bene era una M, però siccome che questo qua ho intenzione di utilizzarlo per andare via in moto con mio ragazzo ha un Harley, e quindi ho preso questo gilet per poi attaccarci dietro lo stemma o la scritta Harley, adesso vedrò cosa farci, e poi questo in teoria lo indosso con una felpa sotto, quindi ho preso una taglia un pochino più grande, anche perché prendendo la M che mi era giusta con la felpa non so se riuscivo a chiudere il gilet. Ecco, qui sono in compagnia dell'Angelica e quindi questo acquistino qua, che cos'è questo? È un gilet, amore? Papà. No, non è del papà, è mio. E qua sinceramente non c'è neanche il prezzo, però l'avevo pagato con il 50%, mi sembra sui 40 euro, quindi vabbè, si poteva fare. E è della YesZ. Ok. Poi questa mattina, fresco fresco, lo faccio vedere Angelica, ho preso questa gonnellina qui che è di cocca, che questa qua l'avevo tenuta sott'occhio da... aspetta Angelica. Da inizio primavera. Costava, mi sembra, intorno ai 72, l'ho pagata a 50, una roba del genere. Scusate se non vi so dire i prezzi, ma ho già tolto le etichette, sì, l'ho già tolta. E questa è una S, e pensavo che mi fosse piccola perché una S, cioè non è che ho un giretto così longilineo, però visto che va un pochino a vita alta, e quindi insomma la S mi andava perfettamente e finalmente l'ho presa. Poi, sabato scorso, sì, sono andata... da H&M. Vi dico che questi qua sono i primi acquisti che faccio da H&M, perché non c'ero mai entrata prima, lo so, bastonatemi, e ho preso il mio primo top crop, che come vi ho detto prima non è che sono così magra, però abbinandolo con i pantaloni che vi avevo fatto vedere, quelli a righe a vita alta, diciamo la panza è un pochino contenuta, e infatti ho messo una foto su il mio profilo Facebook, sì, che però la indossavo con un paio di jeans, lo stesso un pochino a vita alta, e devo dire che non mi dispiace, e questa qua l'ho pagata una cavolata, perché, dimmi amore, cos'è? Questo è un top, questo qua, e questa qua l'ho pagata 7,99 euro, e anche questa è una S, che vabbè, secondo me, hanno un po' tutte le taglie sballate, perché ho guardato la M ed era enorme. Poi sempre la H&M, non toccare niente però amore, ho preso questa camicettina qui, sempre di dimmi amore, scusate, cos'è? Sì. E praticamente questa invece è la taglia 40 ed è così carina, svolazzante da mettere, sì, così d'estate, anche con dei pantaloncini corti, e mi è piaciuta, e questa qua l'ho pagata sempre 7 euro e qualcosa, questa l'ho già messa con dei pantaloncini e devo dire che mi piace molto. Anche qua ho preso la taglia 40, io di solito prendo la taglia 42-44, erano enormi, cioè boh. Vabbè, si vede che le taglie sono un pochino sballate. Poi ho preso in un negozio della mia città, che vende tutti i marchi tipo Geox, Nero Giardini, Caffè Noir, e aveva anche questo marchio qui che io sinceramente non ho mai sentito, Stock Clone. Sono tutte scarpe made in Italy, e visto che mi serviva un paio di scarpette bianche, diciamo non proprio sportive ma neanche eleganti, vedete, con queste borchette così carine, e vedete ci sono borchettine anche qua, sono comodissime, infatti appena le ho indossate ho detto no, queste le devo prendere, e da mettere anche così con i vestitini, con i short, e quindi devo dire insomma che il prezzo costa, non ve lo so dire il prezzo, comunque le ho pagate intorno ai 60 euro, e comodissime. Se trovate questo marchio qua ve lo rifaccio rivedere. Potete andare sul sicuro, perché ho provato altre scarpe di questo marchio e tutte
quante comodissime, infatti le ho già messe tante volte, tante volte. Sì, perché sarà quasi 2-3 settimane che le ho comprate, e da quando le ho comprate le metto sempre e devo dire che mi trovo super bene. Poi un altro paio di scarpe che ho comprato sempre in questo negozio è di Nero Giardini, queste, e queste qua le ho pagate, no, costavano 89,50, c'era lo sconto del 30%, e sono dei sandalini così, io, anche se li indosso, questi qua li ho indossati, però quando li pongo sulla scatola metto sempre tutte le carte cartine, le piccole manie mie, e sono dei sandalini piccoli così, piccoli, sì, adesso si riprova l'Angelica, e carini, semplici, bassi, hanno un tacchettino minuscolo, tanto per non stare con il piede per terra, e questi sono un 37, questi qua vestono pochissimo. Perché io di solito ho un 38-39, di questi mi vanno bene il 37. E comunque anche con Nero Giardini potete stare molto tranquille, perché le calzature sono molto molto comode, cioè si pagano qualcosina in più, però io che fatico a trovare le scarpe comode perché mi fanno male qualsiasi tipo di scarpa, con Nero Giardini, Geox, ad esempio quelle della marca che vi ho fatto vedere prima, vado sul sicuro. E quindi devo dire che ottime. E poi, aspetta un attimino Angelica, che... no, aspetta, mi sono dimenticata un po' di pantaloni. Aiuto! Ecco, stamattina dove ho preso la gonnellina di Cocca, questa, ho preso anche questo paio di jeans, pantaloni, sempre di Cocca, c'è lo stemmino qua, e questi qua... E da 75 li ho pagati 52. Mamma, dimmi amore, freddo, non è freddo, sto morendo dal caldo. E devo dire che questo tessuto qua è morbidissimo e vi fa un culo, cioè super definito. Lo so che cioè uno dice, se una è fatta bene i pantaloni gli stanno bene, invece no, non è vero, cioè io mi accorgo da come cambia cioè il fondo schiena in base a diversi tipi di pantaloni. Io di pantaloni che ho preso che fanno un culo, mi fanno un sedere, scusate, enorme, invece con questi qua, essendo leggermente a vita alta, tipo mi slancia la figura, e infatti penso che me ne andrò a comprare un altro paio, magari di un altro colore, perché c'è un bel colore corallo, corallo e anche un bel verdino c'era, molto bello. Ed è un tessuto, qui c'è scritto Cocca Sophie, forse è il modello dei pantaloni. E basta, questi qua sono i miei ultimi acquistini, mi sembra di avervi fatto vedere tutto, sì. E niente, fatemi sapere se vi piacciono le cosine che ho comprato. Ah, vi volevo fare vedere la borsa di Harrods che mi ha portato la cugina del mio ragazzo. E devo dire che questo azzurro Tiffany spacca, perché io di borsette di Harrods così se ne vedo tantissime in giro, però di questo azzurro qua non l'avevo neanche vista, e quindi la ringrazio tanto, e la uso, la strauso, la vado dappertutto con questa borsa. Basta, io vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.